Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha ricevuto il Premio Nazionale Italia a Colori per il suo impegno politico e sociale in occasione della manifestazione promossa da Mattina 9. Ai nostri microfoni, il presidente Fico ha poi affrontato i problemi più scottanti dell'agenda politica nazionale. Tema, tiene ancora a banco il tema delle nomine UE. Oggi c'è stata una fumata nera, cosa si aspetta? No, mi aspetto che il nostro Presidente del Consiglio faccia ciò che sta facendo, ovvero un'interlocuzione, un dialogo serrato con l'Unione Europea e in vista delle nomine, in vista anche della possibile procedura di infrazione, che condivido in pieno le parole di Mattarella, non credo che ci sia assolutamente bisogno. Tante le eccellenze che si sono alternate sul palco e che sono state premiate dai conduttori Mario Adamo e Claudio Dominek. La terza edizione è una conferma del fatto che la trasmissione continua a riscuotere grande successo, lo dice anche un premio importante perché catalizza quelle che sono le energie forti del nostro territorio, dall'imprenditoria all'arte, tutta la creatività di Napoli, del capoluogo partenopeo, passano per il premio Italia a Colori. A ricevere il premio nazionale, il clan dei Maddaloni, Bebe Vio, l'attrice Ludovica Nasti, il sindaco di Napoli De Magistris, il professore Finmano e Amedeo Manzo della Banca di Credito Cooperativo di Napoli. Per noi ora è importante, nei secondi 10 anni, sviluppare ancora tante filiali, tante opportunità, assumere giovani e dare soprattutto un minimo di contributo dal lato dell'economia alla nostra città.